Aspettiamo ospiti? Oh no, non noi. Li aspetti tu? Due parole. Cat Squad. La Cat Squad. Beh, questa proprio non me l'aspettavo. Potrebbe essere divertente. È la tua vecchia squadra. Una può fare la damigella, o magari quella d'onore. Non le vedo da così tanto tempo e io sono cambiata molto. Avresti dovuto parlarmene prima. Senza saperlo potresti aver aperto il vaso di Pandora. Ah sì? E come? Beh, prima di tutto, carina. Lei era la più tranquilla. Oh, e così? Eri un po' scalmanata all'epoca, eh? Ehi, Sara. Ti capisco. Davvero, lo vedo che sei agitata. Anch'io ero terrorizzato quando stavo cercando mia madre. E guarda com'è finita. È che non si sa mai cosa devi aspettarti da questa squadra. Sarah Walker! Oh no. Oh no cosa? Che succede? È un incontro ravvicinato? Sta accadendo davvero? Agenti validi che sappiano aprire una porta con un pugno. Ho un sorriso. Micette. Vi ho attirato qui per offrirvi un impiego. Accettate. O vi seppellisco sul Monte Corcovado. Casey, sono legate. Ci sono 5 guardie armate. Uso l'intersect, irrompo e catturo Gaius. Vuoi fare l'eroe piombando dal cielo, hm? E farti perdonare per aver fatto esplodere l'auto della tua ragazza? Questo non è vino. Sta buono lì fino al mio segnale. Hai solo una pistola tranquillanti. Casey, si sta mettendo male qui. È finita, Gaius. Vuoi vivere o morire? Non ti agitare. Non vedi? Siamo tutti tranquilli. Dimmi ciò che voglio sapere o ti seppellisco io sul Monte Corcovado. Ok. Nome, eh? Sì. Ok. Credo, te lo dirò. Credo che a Sara serva una mano! Servi immediatamente un mezzo. Macchina, barca, aereo. O magari un pugno. Ho recuperato Gaius, andiamocene. Bravo. Mi stava per dire il nome della talpa. Ora che è sotto custodia non parlerà mai. Io volevo solo darti una mano, rendermi utile. Hai visto quanti cattivi ho messo a nanna? Non mi servi aiuto né col mio lavoro né col mio passato. Smettila di darmi una mano, non devi più aiutarmi. No. Le gatte hanno lasciato i bagagli da noi e se c'è un localizzatore può condurre qualcuno direttamente a casa nostra. Perfetto, sembra che tu voglia liberarti di me. Lo so che ho sbagliato, Sara. Aspetta un momento, stammi a sentire. Ho analizzato la missione fallita delle gatte a Milano ed è molto sospetta. Questo è quello che ho trovato finora. Ma se scopriamo chi c'era davvero a Milano... Vuoi ancora aiutarmi? Smettila! Basta! No, Sara! Ehi. Posso dirti... Chuck, ti prego, non scusarti. Io vorrei ringraziarti. Sono felice che le ragazze siano qui stasera e che verranno anche al matrimonio. È solo che non me la sento di affrontare il mio passato adesso. Certo, se non te la senti, non devi. E la mia famiglia... Beh, non c'è nessun vero malinteso da chiarire. In effetti è un po' complicato. Ti capisco, sul serio, e smetterò di aiutarti per forza. No, Chuck, per favore, non smettere mai di aiutarmi. Ci sono mille modi in cui mi serve il tuo aiuto ogni giorno e tu sei perfetto. Bene, allora continuo così.